Un presepe vivente qui alla scuola Antonietta Aldisio, ispirato alle parole di Papa Francesco, che invita adulti e bambini a ricordarsi dell'umiltà e del dono che Dio ci ha fatto. Un presepe vivente che non coinvolge solamente gli alunni dell'istituto, ma anche le insegnanti. Certo, perché l'idea che vogliamo trasmettere ai bambini deve essere vissuta prima di tutto, diciamo, da noi, dai docenti, anche dalla famiglia. I valori che noi vogliamo trasmettere ai bambini li dobbiamo vivere noi. Ecco perché ci siamo voluti coinvolgere tutti quanti, docenti e alunni, proprio per dare il vero significato del Natale attraverso questa, diciamo, rappresentazione. Volevamo trasmettere ai bambini il significato del vero Natale, che è l'accoglienza. L'accoglienza di un bambino umile, piccolo, un bambino che ha vissuto nella sua vita anche le vicissitudini della fuga, che ha dovuto lasciare la sua patria. E noi abbiamo preso spunto proprio da questo per trasmettere i valori della pace, dell'accoglienza verso chi viene da terre lontane, da chi scappa dalla guerra. Quindi un progetto completo che coinvolge la scuola, l'extrascuola e la famiglia. Cos'è il Natale? È una festa di gioia in cui non si fanno solo regali, ma si festeggia con persone in cui si vogliono bene o anche altre che non si conoscono, ma siamo sempre fratelli, quindi si vogliono sempre bene. E che cos'è l'accoglienza per te? È accogliere l'altro nei momenti di difficoltà. Infatti in questa scuola abbiamo accolto bambini anche quando magari in città di guerra o più poveri. In che modo vi siete preparati a questo presepe vivente? Allora, in questi giorni abbiamo smesso di fare didattica e abbiamo iniziato a fare le prove per il presepe vivente. Ognuno di noi ha delle parti principali, come i narratori oppure Maria e Giuseppe e l'angelo Gabriele. Avete studiato un po' quali erano i mestieri di quel periodo? Sì, e abbiamo studiato tutti i mestieri che facevano nell'antichità e abbiamo studiato anche che cosa facevano i contadini. Ti piace questa esperienza? Sì. Qual è il ricordo che porterà nel cuore? La nascita di Gesù. Ti emoziona un po' interpretare la Madonna? Sì, tanto. Perché? Perché ha tante parti e sono tanto emozionata anche. Quando le maestre ti hanno detto sei disponibile per fare la parte di Giuseppe, cosa hai pensato? Non lo volevo fare, però poi mi hanno convinto e l'ho fatto. Cosa la spinta a cantare la Ninna Regia? Ma per noi questa è una tradizione che non può tramontare, perché già mio zio, mio fratello, buonanima Sergio, e io portiamo una tradizione che secondo me non dovrebbe mai morire, questa tradizione, perché sono le origini da dove siamo nati, anche per i bambini, perché il Natale si deve sentire.